Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto alla gradita ospite di questa sera, l'autrice Pamela Dalia. Benvenuta, Pamela. Buonasera. Allora, abbiamo Pamela Dalia, che è una bravissima scrittrice di fantasy in questo momento ed è in collegamento con noi da Paratico, in provincia di Brescia, sul lago di Iseo. Pamela, come va? Bene, c'è una bellissima giornata. Bene. Sono un po' agitata, ma sono contenta di essere qui in tua compagnia. Perfetto, perfetto, sono contenta, ma vedrai che l'agitazione poi pian pianino passa perché sarà, vedrai, una bella chiacchierata, ci divertiremo. Anche perché il tuo libro è molto divertente e molto avvincente. Infatti, anche a Pamela Dalia darò il mio benvenuto leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo mostro subito. Eccolo qua. Pamela Dalia, Diana del Lago, Ecos Edizioni. La bellissima copertina, ve la faccio vedere, la mostro e poi ne parleremo. Inforco i miei occhiali perché se no non ci vedo. E iniziamo a pompa. Citazioni. Non lascerai vivere colei che pratica la magia. Esodo 22, 17. Chiunque, uomo o donna, eserciti l'arte di evocare gli spiriti dei morti o faccia l'indovino, sia ucciso, sarà lapidato. Levitico 20. Citazione da Hannah Arendt. I vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana può essere cancellata completamente. E al mondo c'è troppa gente perché certi fatti non si risappiano. Qualcuno resterà sempre in vita per raccontare, e perciò nulla può mai essere praticamente inutile, almeno non a lunga scadenza. Dall'incipit. Non avere paura alcuna. Siamo lì a vegliare, io e la luna. La strada è assolata, si snoda placida in questo tardo mattino estivo, seguendo il profilo della costa rocciosa del lago. Mentre percorriamo la statale 469 Sebina Occidentale sul versante bergamasco, l'aria ancora fresca entra dai finestrini della vecchia Citroën Dayenne, sulla quale stiamo viaggiando. Sprofondata sul sedile dal lato del passeggero, lascio che i miei lunghi capelli neri scivolino davanti al viso. Allungo le gambe e appoggio i piedi nudi sul cruscotto, stirandomi. Adoro lasciar correre i pensieri sopra le acque placide e scintillanti del Sebino. Il mezzo su cui viaggiamo avanza sicuro verso la nostra destinazione. La pernice, che un tempo doveva essere di un azzurro ceruleo, ora è scrostata. In alcuni punti il sole l'ha sbiadita, ma io la trovo comunque bellissima. Per un tratto lungo il lato del lago ci accompagna una fila disordinata di tassoni secolari dalle grosse radici che spuntano oltre il pelo dell'acqua. Cipressi calvi giunti fin qui dall'America. Il mio compagno di viaggio guida silenzioso. Ogni tanto i nostri sguardi si incrociano e un sorriso da parte di entrambi. Ha l'aspetto di un uomo bonario sulla quarantina, con la vita arrotondata, poco più alto di me. Sembra una persona qualunque, ma so che non è così. Questo ragazzone dall'aria simpatica, con gli occhialetti di metallo rotondi, i capelli brizzolati e il moschetto, è una guida.
e oggi ha qualcosa da mostrarmi. Non lo ha detto, non lo fa mai, ma so che è così. Come ogni volta, imparerò qualcosa su di me. Siedo fiduciosa accanto a lui e aspetto di vedere con i miei occhi quello che ha in serbo. L'auto rallenta e gira a destra in direzione della riva. Varchiamo l'ingresso di un vialetto in discesa attraversando un vecchio cancello ad arco in ferro battuto che giace aperto da chissà quanto tempo. Alcune aste contorte si stagliano in modo irregolare contro il profilo blu del cielo. Scendiamo lentamente lungo il vialetto di ghiaia, facendola scricchiolare al nostro passaggio. Davanti a noi compare una piccola villetta padronale, un vecchio edificio in stile Liberty, ormai abbandonato e fatiscente. La casa, circondata dall'erba alta, riposa sopita sul ciglio della riva. I muri sono quasi totalmente ricoperti dall'edera e da alcune siepi di mughetto brulicanti di api. Le poche parti esposte delle vecchie pareti lasciano intravedere un rustico rivestimento di pietre grigie e un bovindo con le finestre sfondate. Il tetto spiovente è abbastanza integro, parzialmente coperto da lastre di ardesia sbriciolate dal tempo. L'edera è arrivata anche lì, insieme a ciuffi d'erba ormai rinsecchita dal sole estivo. L'angolo a nord-ovest è completamente crollato. Il mio amico conduce l'auto attraverso l'arco del portico che si apre di fronte alla casa in direzione del lago. Spegne il motore e mi sorride incoraggiante. Per un attimo lasciamo vagare lo sguardo sul prato circostante, inselvatichito e punteggiato da fiori gialli. La pace del giardino non è stata disturbata dal nostro arrivo e ora si sentono solo le cicale e il richiamo insistente di qualche uccello acquatico. Solo in quel momento lo scorgo, appollaiato sulla balaustra che dà sull'acqua nella parte in ombra. Un grosso corvo nero mi sta fissando con i suoi occhi lucidi. È inquieto. Con insistenza raspa le unghie sulla superficie scrostata, arruffando le piume. La sua presenza stride nel tardo mattino lacustre, gettando un'ombra di inquietudine sul giardino. Piega la testa senza smettere di fissarmi e poi emette un verso rauco che mi fa sobbalzare. Spicca al volo subito dopo e sparisce, passando sopra il tetto della casa. Animali interessanti, i corvi, penso. Il corvo è considerato una sentinella, un messaggero tra il mondo fisico e spirituale, portatore di magia antica. Inoltre è in grado di proteggere dalla magia nera. Seguo con lo sguardo il suo volo oltre il confine del giardino e mi chiedo che cosa significhi la sua presenza qui. Il mio compagno di viaggio esce dall'auto, distogliendomi dai miei pensieri. Mi domando se anche lui lo abbia notato. Scendendo, lascia la portiera aperta e si avvia senza voltarsi in direzione dell'ingresso, parzialmente coperto dall'edera. Scosta i rami caduchi come se fossero una tenda e scompare oltre la soglia. Apro la portiera e giro intorno all'abitacolo, seguendolo nel varco dell'ingresso. Mi affaccio all'interno e, stupita dall'assenza della porta, sono investita da una brezza fresca proveniente dalla rampa di scale in aria grigia di fronte. Resto ferma qualche istante per permettere agli occhi di abituarsi alla penombra. La casa è silenziosa. Nessun rumore arriva dal giardino. Sento l'edificio destarsi mollemente. Percepisco lo sguardo di una persona curiosa, come se qualcuno all'ingresso mi stesse aspettando per fare
a mia conoscenza e fosse in attesa di una mia reazione. È una sensazione breve. Percepisco un brivido alla base del collo, poi oltrepasso la soglia. Con il dorso della mano scosto la frangia umida dalla fronte. Mi faccio coraggio. Salgo i gradini temendomi a ridosso del muro. La ringhiera in legno è completamente marcia. Non rimangono che pochi monconi alla base delle scale. Soffro di vertigini e per questo mi ritrovo a strisciare contro il muro lungo l'ultimo pezzo della gradinata, sporcando la maglietta bianca e una parte dei jeans con il leggero strato di muffa che ricopre la carta da parati. Il vuoto e il buio sulla rampa di scale mi hanno fatto trattenere il respiro, ma ora con me c'è di nuovo lui. Lo intravedo nell'ombra a metà del corridoio e subito la calma che è solito infondermi si allarga dal centro del petto, rilassandomi. Da uno degli angoli, in fondo al corridoio, filtra un bagliore, piovendo in diagonale. Proviene dalla parte crollata del tetto. Oltre la porta di quella stanza, dal foro nel soffitto, si apre un sottile cono di luce, dentro il quale posso vedere chiaramente danzare il pulviscolo mosso dalla nostra presenza. E cosa troveranno e cosa succederà, lo scoprirete solo leggendo il libro di Pamela Dai, Diana del Lago. E adesso, con la domanda di rito, andiamo a fare con la conoscenza della nostra autrice, per cui chiederemo Pamela Dalia, chi è Pamela Dalia? Parlaci un po' di te. Allora, io sono un'insegnante, sono una maestra della scuola primaria e prima di essere scrittrice sono un'appassionata lettrice. Adoro leggere libri di ogni genere, chiaramente poi il fantasy è un po' il mio genere preferito. E anche a scuola con i bambini è una cosa che mi piace tantissimo fare, leggere per loro. E diciamo che un pochino la mia missione è quella di farli appassionare alla lettura, quindi leggiamo insieme, do loro dei libri da leggere, consigli di lettura e insomma questa è una cosa che mi appassiona molto. L'idea di diventare scrittrice, diciamo, non mi accompagna da sempre, è stato un po' un esperimento. Parte da questa idea che mi è venuta proprio a seguito di un sogno. Il sogno che viene descritto nell'Incipit è un sogno che ho fatto veramente all'età di 20 anni e sul quale mi sono soffermata spesso poi negli anni, cercando di immaginare i protagonisti e cercando di immaginare quale sfondo reale ci potesse essere dietro. Certo. A distanza di tempo, un paio di estati fa, ho avuto l'occasione di fare un giro intorno al lago, ero in moto. E ho ripensato a questo sogno per l'ennesima volta e lì mi è venuta l'idea di scrivere questo libro. Sono nati i personaggi, la linea principale della storia. Al Benissimo. termine del giro avevo un po' già un'idea da cui partire. Certo, È stata un po' una benissimo. sfida, diciamo. Certo, la scrittura è sempre una grossissima sfida. Allora, prima di porti la prima domanda, saluto ovviamente insieme a Pamela, due carissimi amici che si sono collegati, che ci mandano i saluti, quindi sia io che Pamela contraccambiamo i saluti di Roberto Manzocchi e Paola Zagarella, che sono due scrittori. Paola Zagarella, ho già avuto il piacere di intervistarla, l'autore domiciliare, e presto ritornerà. E Roberto Manzocchi lo intervisterò prossimamente. Quindi grazie a entrambi per essere qui con noi, perché ci fate compagnia e ci fa molto molto piacere sapere che ci state seguendo. Allora, Pamela, tu fai innanzitutto un lavoro bellissimo, no? Che è quello dell'insegnante, e quindi poter trasmettere ai ragazzi il piacere della lettura è una soddisfazione immensa, perché se ci si approccia alla lettura, insomma, si dice che si vivono mille vite, cioè ti si apre un universo. E quindi,
cioè, secondo me, uno dei compiti principali, insomma, di un insegnante degno di questo nome è proprio questo, cioè appassionare, no? I ragazzi alla propria materia e in questo caso alla lettura. I libri sono il mezzo didattico per eccellenza e la lettura è una cosa bellissima che ti fa crescere, no? Che ti rende poi, ti renderà, diciamo, un uomo, un individuo consapevole, quindi è l'elemento didattico per eccellenza. Adesso, Pamela, io te lo devo chiedere, senza spoilerare troppo, se ci puoi dire, allora, un pochino la trama e i personaggi, perché la genesi, insomma, un po' ce l'hai già raccontata, ci hai detto, no, un po' come è nato questo libro. E a questi punti, noi siamo curiosi di conoscere un po' la trama e qualche personaggio del tuo bel romanzo. Allora, il personaggio principale del libro è sicuramente Diana, che dà il titolo al testo. È una strega moderna, nessuno lo immagina, perché comunque lei ha una vita normale di facciata, perché ha questa libreria, o meglio, lavora in questa libreria e come passione si è approcciata all'esoterismo grazie anche all'aiuto di un'amica che è uno dei personaggi, è Circe. Ad un certo punto si trova a dover fare i conti con un dono. Il suo dono è quello di vedere attraverso i sogni le sue vite passate. E in una notte fa questo sogno particolare, che è quello dell'incipit, che la porta ad approcciarsi a una in particolare delle sue vite passate che sembra avere un qualcosa da risolvere. Questa vita, a differenza degli altri sogni, la porta sulle sponde del lago, quindi poco distante da dove lei vive, e da qui dovrà partire a fare tutta un'indagine indietro nel tempo, perché ci porterà ai processi delle streghe nella Val Camonica del 1618, e insomma non vi dico molto di più, perché certo, altrimenti, appunto, come dicevi, spoileriamo la storia. Hai spoilerato, come si dice, quel giusto per incuriosire. A questi punti, prima di fare un passo indietro, ti porgo una domanda che fa Paola Zagarella e ti dice: sono curiosa, come rispondono i bambini? I bambini, secondo me, rispondono, sono creta nelle mani degli adulti. Come rispondono ai tuoi input? La lettura? Allora, dipende dall'età, nel senso che ho avuto la fortuna di accompagnare un ciclo completo, quindi presi dalla prima fino alla quinta. Chiaramente con i bambini più piccoli c'è il discorso della lettura degli albi, la lettura animata, e quindi loro sono molto affascinati dalle storie, dal momento di pausa dove io vado a scegliere un libro, ed è un momento che attendono con ansia alla fine della lezione: dai, che libro ci leggi oggi? Dai, leggiamo insieme. Quindi ci si mette in cerchio, quindi c'è il primo approccio di fruizione della lettura da parte dell'insegnante. Se qualcuno legge per me, se qualcuno è entusiasta di leggere per me, mi farà avvicinare al libro con entusiasmo. Io sono di quest'idea. E dopo, quando finalmente anche loro si impadroniscono dello strumento della lettura, perché appunto insegno italiano, quindi c'è la parte dell'apprendimento della lettoscrittura, sono contenti di essere loro a provare a leggere i primi libri. Faccio una selezione, cerco di scegliere dei generi che possano avvicinarli per le bimbe, magari senza andare troppo, non entriamo nel discorso del genere, però è così, le bimbe sono attratte da dei libri sulla danza, sugli animali, qualcosina per i maschietti sul calcio, in modo da poterli attirare. Certo. E poi piano piano scelgono in base ai loro gusti. Certo. Dico certo, sempre di avere una biblioteca di classe un pochino varia. Certo, un po' fornita. No, perché è giusto così, bisogna cercare di incuriosire i ragazzi e trovare chiaramente dei libri adatti a loro che, diciamo così, li incuriosiscano, che li spronino a pensare, perché i bambini hanno un potenziale di fantasia, di creatività enorme. Certo,
vi è differenza fra la psiche femminile e la psiche maschile, lo sappiamo, però, però ci sono comunque delle tematiche, ci mancherebbe altro, che interessano entrambi. Entrambi i generi. L'importante è non forzarli mai e cercare sempre un qualche cosa che li possa interessare, che sia divertente, perché i bambini hanno bisogno di imparare divertendosi. Poi, più tardi, quando avranno approcciato la lettura, saranno loro a decidere, a scegliere che cosa leggere. Il compito invece dell'adulto è insegnare la bellezza della lettura. Di quello scegliete, esatto. Andate in biblioteca, andate in libreria, esatto. E poi chiedo sempre che mi facciano vedere che cosa stanno leggendo in modo che si possa parlarne in classe. È giusto, è così che si fa. Certo, senza mai forzarli anche su argomenti troppo difficili, perché sennò si ottiene l'effetto opposto, no? Magari invece che innamorarsi della lettura si disamora, no? A volte succede che a scuola, quando ti impongono una lettura a cui tu magari non sei ancora preparato, ecco lì che ha un effetto negativo. A questi punti io voglio fare un passo indietro e tornare alla copertina. Perché guardate quanto è bella questa copertina. Allora, è molto evocativa e sicuramente qualcosina... Pamela ci ha raccontato, per cui avrete capito quanto la copertina sia azzeccata, no? Un po' alla trama del libro, perché c'è il corvo, c'è questa bellissima giovane che ha fatto questo sogno e si parla quindi di streghe, no? E quindi la copertina è una cosa, appunto, lo sappiamo, importantissima per il una parte importantissima del libro, perché è la prima cosa che si vede entrando in una libreria. Parla dell'autore, parla del contenuto e parla anche dell'editore. In questo caso Ecos Edizioni, sapete, è una delle mie case editrici di riferimento. E si può riconoscere addirittura dal tatto, perché ha questa banda in rilievo per cui le copertine Ecos si possono riconoscere così con le dita. E Pamela, ci potresti dire qualcosina sulla copertina? Ok, allora c'è questa donna con lo sfondo del lago, mi sembrava che riassumesse un pochino gli elementi centrali del libro. Vabbè, la protagonista che somiglia un po' fisicamente alla ragazza rappresentata, il lago sullo sfondo e il bosco, ecco, magari non si vede molto bene, però alle spalle della ragazza c'è questo bosco, perché anche nel libro il contesto della natura è molto importante. Ovviamente il corvo, che magari avrete capito un po' dall'incipit, diventerà molto importante, perché è la guida che la porta attraverso il mondo onirico e anche attraverso quello fisico ad un certo punto. Certo, la figura del corvo è veramente fondamentale. Allora, prima di dirti un po' le mie impressioni, quello che ho provato, no? Le emozioni che ho provato leggendo il tuo bel romanzo, saluto ancora un amico che è Andrea Bess, che è anche lui un bravissimo scrittore di fantasy, di Ecos Edizioni. Quindi sia io che Pamela salutiamo, contraccambiamo i tuoi saluti. Andrea, grazie per essere qua con noi, un grosso bacio. E allora, il libro è un bellissimo fantasy, quindi molto divertente, si legge molto, molto bene e ha delle caratteristiche proprio classiche del genere che fantasy deve avere. Innanzitutto un'atmosfera. Il paesaggio è importantissimo nel fantasy e in Diana del Lago vi è un bellissimo paesaggio, una bellissima atmosfera. E direi che la copertina parla chiaro. Un'atmosfera un po' tenebrosa, misteriosa, nebbiosa. E Pamela, con la sua fantasia, la sua creatività, riesce proprio a creare un mondo parallelo, che è però, diciamo così, in qualche modo legato, no, alla realtà, al mondo reale. E i confini fra il mondo reale e il mondo parallelo non sono ben
ben delineati, no? Ma sono confusi, sì, diciamo, entrano uno nell'altro, quindi questi limiti sono estremamente, estremamente ambigui. E poi vi sono dei leitmotiv molto, molto importanti. Per esempio, vi è il tema del viaggio, e questo è un tema importantissimo perché è una metafora del percorso, esistenziale, quindi il viaggio come conoscenza e soprattutto conoscenza del sé. E qui è molto bello, vi è questo elemento e questa bella introspezione psicologica e questo viaggio che rappresenta, può simboleggiare proprio un viaggio esistenziale. E come Pamela ci ha già accennato, altro elemento importante è l'elemento onirico, no? L'elemento onirico è anche qui. Il limite fra il mondo dei sogni e il mondo della realtà non è ben delineato, spesso si sprofonda proprio nel mondo onirico, no? E è chiaro che nel fantasy di Pamela è un po' come in tutti i fantasy, vi sono più di una chiave di lettura, no? E in modo particolare in quello di Pamela, perché ha una trama molto complessa, dei bellissimi personaggi a tutto tondo, una bellissima introspezione psicologica, però possono essere letti un po' superficialmente, come qualche cosa di leggero, divertente, oppure si può scendere un po' di più nel profondo, junghianamente parlando, scendere nell'anima dei personaggi e quindi nell'anima di Pamela, perché gli elementi simbolici sono veramente tanti. Abbiamo visto per esempio il falco, che è un simbolo molto importante, e l'acqua. L'acqua è un elemento importantissimo, sappiamo che l'acqua è l'elemento da cui nasce la vita, no? L'acqua primordiale è quello che ha creato la vita. E poi vi è un altro elemento importante che io ho notato, che mi è piaciuto molto, il leitmotiv della musica. La musica è importantissimo nel libro di Pamela e lei dà addirittura delle indicazioni precise, per cui se voi sarete curiosi, attenti, potrete anche ascoltare le musiche che Pamela vi suggerisce. E questo facilita proprio a calarsi, facilita il lettore a calarsi nell'ambientazione. Poi un'altra cosa molto importante che io insomma, sinceramente ho notato. Allora, qui non si parla tanto di orchi, no, qui c'è la figura femminile che è importante, qui si parla di streghe. E sappiamo che al giorno d'oggi molte di noi saremmo, diciamo, molte di noi saremmo. Se fossimo vissuti nel Medioevo saremmo finiti a Roma, perché bastava avere un po' di conoscenza di, diciamo così, degli erberi, di un po' di chiamiamola farmacologia, permettetemi questa deformazione professionale, oppure semplicemente l'empatia, un'empatia, la capacità di scendere, no, nel profondo della psiche umana, diciamo, delle persone con cui sei in contatto, ecco, anche l'empatia era considerata un dono da strega, ecco, quindi questo ci fa riflettere molto, per cui è un fantasy, è divertente, ma non è fine a se stesso, molti sono gli spunti su cui, diciamo così, si può discutere e il lettore viene portato appunto a riflettere, soprattutto su queste cose, e sappiamo, ahimè, che molte donne sono finite sul rogo, e le streghe, niente da fare. Quindi la figura femminile direi che in questo fantasy è particolarmente, particolarmente importante. Quindi viva le streghe, viva le streghe. Pamela, come commenti un po' queste mie impressioni? Allora, mi soffermo sull'ultima che hai detto, sul discorso delle protagoniste femminili. Sì, sono streghe e nel libro vengono esplorate due dimensioni, la dimensione storica, nel momento in cui lei pratica l'indagine e va ad indagare, insomma, viene illustrata nel libro la figura della strega nella storia. Nel senso, come dicevi tu, l'erborista, la levatrice, che in un momento un po' disgraziato, storicamente parlando, hanno pagato un po' lo scotto di quella fase della Chiesa in cui voleva fissare un pochino
diciamo, i dogmi e eliminare tutto ciò che non era religione cristiana. Quindi è stata spazzata tutta una serie di donne, soprattutto, che detenevano conoscenza, esperienza e sono state tacciate appunto di stregoneria. L'altra invece figura di strega è quella della strega moderna, dove diciamo rientra un pochino il concetto dell'esoterismo, la strega moderna che ovviamente non è quella delle favole, che fa appunto intrugli, incantesimi ed è abbinata alla figura del demonio o alla negatività, la strega che, moderna, che è una donna che riscopre la sua personalità, il suo intuito e magari è che attraverso degli studi si approccia alla natura e alle energie della natura. Nel libro chiaramente è portata un pochino allo estremo, nel senso che per necessità di storia e di romanzo, diciamo, essendo anche un fantasy, c'è un aspetto poco reale che è quello magari della magia, ci sono degli spiriti, ci sono delle entità e chiaramente va un po' al di fuori di quella che potrebbe essere la stregoneria moderna dei giorni nostri. E quindi mi piacerà un pochino illustrare i vari aspetti della strega, Certo, che non è per certo. forza una figura negativa. Ma assolutamente no, E quindi assolutamente no. Beh, ci sei, Pamela, ci sei riuscita, benissimo, perché è chiaro, nel fantasy la magia, l'elemento magico, il mistero è proprio il cuore, no, della storia. E Pamela lo ha descritto molto bene, ha trattato la materia in maniera molto, molto, molto efficace. Allora, prima di passare alla chiederti la cortesia, saluto ancora due carissime amiche, quindi sia io che Pamela, contraccambiamo i saluti di Renata Stoisa, che è una bravissima scrittrice, carissima amica, e Valeria Schero, che, come dico, è il mito della quercia del Mir. Quindi grazie Valeria e grazie Renata per essere qua con noi e contraccambiamo i vostri saluti con tanto, tanto affetto. Allora, Pamela, a questi punti io ti chiederei una cortesia. Potresti leggerci tu un breve estratto del tuo libro? ho scelto un pezzettino del libro, il pezzo in cui entra una delle protagoniste a cui sono più affezionata, che è Circe, la strega mentore di Diana, la sua amica, colei che la accompagna e la guida durante questo viaggio di conoscenza. Scusate, recupero la Vai pagina. tranquilla, che noi abbiamo tutto il tempo per aspettarti. Va, pendiamo dalle due labbra. Circe è proprietaria di una libreria esoterica chiamata Hocus Pocus. L'insegna in legno lavorata a mano e decorata con un enorme gufo travestito da mago e troneggia sopra l'ingresso, accanto alla vetrina ingombra di libri e oggetti tra i più vari. Tutto ciò di cui una moderna strega potrebbe avere bisogno e probabilmente anche di più. Ma l'anima del negozio è lei, Circe. La donna che più in assoluto ha saputo starmi accanto e guidarmi durante il periodo difficile dell'avvicinamento al paganesimo e alla stregoneria moderna, colei che ha contribuito con la sua pazienza e la sua serenità d'animo a farmi giungere all'accettazione di quei lati di me che mi portano a dover affrontare episodi come quelli di stamattina. È stata ed è ancora il mio mentore. Circe è il suo azzeccato nome d'arte, il quale rappresenta la sua persona al punto che ormai più nessuno la chiama, ironia della sorte, con il nome di battesimo, Maria. Nonostante entrambe possiamo definirci streghe, siamo molto diverse l'una dall'altra. Guardandomi, nessuno riuscirebbe a intuire questo aspetto della mia vita, seppure importante, mentre osservando Circe, chiunque può tranquillamente indovinare chi sia, identificandola senza difficoltà come una strega. Questo per lei è anche un lavoro oltre che un modo di essere. Si guadagna da vivere e alla gente piace l'enfasi con la quale si presenta. Dopo pochi istanti, un rumore concitato di tacchi si avvicina e nel riquadro del vetro compare lei, il sorriso allargato spontaneamente per la gioia di incontrarmi. Diana cara entra, si fa da parte per farmi passare e poi dà un paio di giri di chiave alla porta. Grazie, Circe, avevo davvero un disperato bisogno di vederti. Ho avuto una nottata incredibile e la mattinata è stata anche peggio. Mi sta succedendo qualcosa di grosso, ma non riesco a capire che accidenti devo fare.
Mi abbraccia e mi stringe brevemente con la sua stretta possente. Circe è molto più alta di me e molto più prosperosa. La chioma riccia e leonina di boccoli rossi è fissata con un laccio alla sommità del capo. Il viso è truccato pesantemente. Gli occhi bistrati sono illuminati da un ombretto blu pavone che si intona alla lunga tonica lucida e che illumina i suoi occhi gialli, spruzzati di verde, come quelli dei gatti. La scollatura generosa mette in mostra le molteplici collane di simboli e pietre che porta al collo. Non sono gli unici gioielli che indossa. Le mani sono coperte da anelli, mentre dai lobi scendono due lunghi orecchini di piume intonati al vestito e all'ombretto. «Cara, qualsiasi cosa sia, cercheremo di capirla insieme», dice accarezzandomi il viso con le mani dalle unghie perfettamente laccate di blu. «Tutto ciò che accade, accade per una ragione. Non dobbiamo far altro che sederci e capire dove ti deve portare quello che ti sta succedendo. Direi di partire con il racconto delle tue ultime ore davanti a qualcosa di fresco. Seguimi». Gira sui tacchi e parte spedita, ancheggiando. La osservo. Rispetto a lei io potrei sembrare tranquillamente un insegnante o una commessa. Shorts, scarpe di tela e camicetta azzurra. Come unico gioiello un minuscolo pentacolo in argento a cui sono estremamente affezionata. Quando una volta l'anno a Samhain devo seppellirlo nella terra del boschetto dietro casa per purificarlo e caricarlo di energie protettive, mi sento nuda. Attraversiamo il negozio e oltrepassiamo la tenda di perline che dà sul retro, dove di solito intrattiene i clienti con le letture dei tarocchi, dei cristalli e del pendolo. Le pareti sono coperte da teli dipinti e quadri provenienti da ogni parte del mondo. Protette ciascuna da un paralume di vetro, decine di candele illuminano l'ambiente creando la giusta atmosfera. Non è qui comunque il luogo dove consumeremo il nostro pasto. Dal retro del negozio si accede a un minuscolo cortile interno completamente coperto da un graticcio di glicine in fiore. All'ombra della pianta Circe ha già apparecchiato per due un tavolino pesante di metallo dipinto di bianco, un vecchio modello in ferro con gli steli che ricreano riccioli e fiorellini. È stato posto in un angolo del cortiletto per godere dell'ombra e della frescura del rampicante. Una brocca di tè freddo coperta da uno strato di condensa fa bella mostra al centro del tavolo. Ci sediamo una di fronte all'altra. Lei versa un bicchierone di tè per me e uno per se stessa. Poi toglie il piattino da ciascuno dei due coperti sul tavolo, scoprendo una ricca insalata di riso. Mi invita infine a raccontarle tutto quanto, per filo e per segno. Quindi abbiamo tradotto questo bellissimo, bellissimo personaggio. E poi potrete conoscerlo bene leggendo Diana del Lago, perché io lo dico sempre, cioè di un libro si può parlare, ma fino a un certo punto, perché il libro va letto. Prima di passare all'altra, a un'altra domanda, voglio contraccambiare i saluti di Daniele Marcone, sia io che Pamela contraccambiamo i saluti, e poi sai che abbiamo in linea qua con noi la nostra editrice, abbiamo Susanna Fusaro, quindi un grosso bacio, un grosso abbraccio alla nostra Susanna Fusaro, che è l'editrice della nostra casa editrice, scusate il gioco di parole, di Ecos Edizioni. Grazie Susanna per essere qua con noi, e non so se caso hai perso la prima parte, te la voglio ripetere proprio per te, perché ho detto che i libri Ecos si riconoscono al tatto dalla banda questa sul lato, per cui i libri Ecos sono inconfondibili. Questo per Susanna Fusaro. Adesso Pamela, ti voglio fare ancora una domanda di tipo tecnico, perché tu hai gestito molto bene la materia, quindi il tuo romanzo risulta molto vivace, molto scorrevole, si legge molto bene. Ha delle particolarità, hai fatto delle scelte un po' particolari. Ci potresti un pochino illustrare queste scelte tecniche che tu hai fatto e dirci il perché delle tue scelte, compresi anche tempo e persone per farlo, e un po' come l'hai diviso, perché io ho letto anche qua e là, insomma, ho fatto delle citazioni, quindi ci potresti dire un po' la struttura del tuo romanzo? Ok, allora il romanzo è scritto in prima persona
e al tempo presente, nel momento in cui il lettore si approccia alla lettura, la storia si srotola davanti a lui. La scelta da parte mia è perché, secondo me, in questo modo avrei aiutato il lettore a immedesimarsi nella situazione e nel personaggio di Diana. Nel libro ho messo anche diverse riflessioni personali sul senso della vita, sul senso Come? della religione, del valore di determinate scelte, e quindi volevo che il lettore si sentisse anche un po' ispirato a riflettere a sua volta su determinati argomenti, non so, quello che potrebbe essere la predestinazione, l'esistenza di una vita dopo la morte, piuttosto che, insomma, sono temi un po' particolari. E secondo me viverlo e leggerlo in prima persona poteva agevolare questa riflessione, questa immedesimazione, ovviamente senza fare proselitismi di sorta, No, che ci appartengono mancherebbe, nessuno si nella mia tratta persona. di, no, si tratta di narrativa, noi non Quindi, l'abbiamo specificato, è un fantasy, chiudere si il tratta. libro e avere qualcosa a cui pensare, era quello che E volevo come? fare, oltre a regalare una bella storia, spero. Certo, Dare anche certo. un qualche cosa che, una volta chiuso il libro, arrivati alla fine, desse spazio a chi lo avesse letto per dire: ma questa cosa, io cosa ne penso? Lasciare degli spunti, insomma. Questo era anche un pochino il mio Esatto. obiettivo. Allora, poi, come mi dicevi tu, all'inizio di ogni capitolo c'è una citazione, ci sono degli aforismi o delle citazioni che ho scelto in maniera oculata, nel senso che secondo me potevano essere un po' la pillola, l'essenza del capitolo che poi andavano ad aprire. La citazione dovrebbe contenere un po' il riassunto in modo poetico del Certo. contenuto del capitolo che poi si va ad approcciare. Allora, Esattamente. scrivere la storia per me non è stato semplice, a parte che è il mio romanzo d'esordio, quindi è stato tutto un po' un esperimento, tutta una cosa Certo, nuova. La cosa che ho trovato più difficile è stato intrecciare le storie, perché all'interno del libro, oltre alla linea principale, che è quella della storia di Diana, che va ad indagare su questa vita passata, eccetera, si intrecciano anche le storie di altri personaggi. La sua storia con Andy, che è un altro dei protagonisti, il suo migliore amico, che poi nel corso del libro acquisisce un valore diverso per lei, si scoprono altri sentimenti. Il suo rapporto col datore di lavoro, col proprietario della libreria, che era Aldo, è un rapporto di stima, quasi come una seconda famiglia per Diana. E anche lì il rapporto con Eraldo conosce dei momenti dolorosi che non vi svelo, comunque sono all'interno del libro. Tutte queste storie che vanno ad intrecciarsi capitolo dopo capitolo e che nel finale si convergono e danno un senso globale alle storie separate. Ecco, spero di essermi spiegata. Assolutamente sì, perché la Diciamo, il storia si cerchio chiude si come un chiude. cerchio, no? La storia si Esatto. chiude come un cerchio. E Proprio tutto così. quello che sembrava non avere senso, sembrava incomprensibile, nel finale viene rivelato, insomma. Assolutamente sì, tutto torna. A un certo punto tutto quadrerà. Adesso ti devo fare una domanda d'obbligo, Pamela. Hai dei progetti? Allora, la settimana prossima sarò ospite allo stand di ECOAS, al Salone del Libro. Sto scrivendo attualmente il seguito di questo libro, perché comunque la storia finisce, ma nel finale c'è lo spazio per un Certo. proseguo. E poi stavo scrivendo, questo per i miei bambini, glielo devo, una raccolta di storie ispirate alla zona dove vivo, quindi le storie che si raccontavano le nostre nonne quando erano piccole. Ho cercato di raccoglierle attraverso delle interviste, insomma, spero di riuscire a realizzare anche questa cosa. Certo, perché noi, io non l'ho detto, forse non l'abbiamo specificato, però ci sono dei riferimenti geografici precisi. Eh? Per esempio, Esatto. si cita la vacca Monica, quindi Esatto. in fantasy, ma vengono introdotti dei luoghi,
Dei luoghi ben Allora, precisi, tutto quello che luoghi. riguarda i Esatto, processi esatto. alle streghe della Val Camonica è un po' il frutto della mia ricerca che ho Esatto, fatto leggendo esatto. gli atti dei processi ufficiali, quindi una parte dei personaggi a cui si fa riferimento sono personaggi reali, sono storie reali e Infatti, le infatti. morti sono reali, sono state reali. Quindi c'è questa base storica molto, 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 molto importante. Adesso noi siamo quasi giunti al termine della nostra chiacchierata, ma io ti devo fare ancora due domande pratiche, ma molto importanti. Allora, te le faccio tutte e due assieme. Per prima cosa ti chiedo dove possiamo acquistare il tuo bellissimo fantasy Diana del Lago Ecos Edizioni e dove ti possono trovare i tuoi lettori sui social, perché sappiamo che i social ormai sono fondamentali, non si può stare senza social e poi diciamocelo chiaro, si scrive per se stessi, ma si scrive per essere letti, quindi non c'è cosa più bella per un autore che riceve dei feedback dai propri lettori, delle recensioni, delle domande, per cui se contatterete Pamela, penso che la farete la renderete felice, ok? Quindi Pamela, come dicono i giovani, se noi googoliamo Pamela Dalia, dove ti troviamo? E qui dove possiamo acquistare Allora, Diana il del Lago? libro si può acquistare direttamente dal sito della casa editrice, che è Ecos Edizioni, e nell'elenco dei libri da loro pubblicati ci sono anch'io, oppure ordinandolo dove si preferisce. Certo, voglio specificare una cosa, che sul sito Ecos vi è proprio uno store online che si chiama Ecos Prime, che è oltretutto molto sicuro e quindi è il metodo sicuramente più semplice, più veloce. Poi sono presenti su tutti gli store online, perché Ecos Edizioni è ben distribuita, quindi se non trovate il cartaceo lo potete ordinare sia nei grossi circuiti, sia nelle piccole librerie indipendenti. Esatto. Io invece posso essere contattata, mi trovate su Facebook come Pamela Dalia oppure con il nome del libro che è Pamela Dalia Diana del Lago, c'è una pagina a parte che è dedicata al libro, ci sono degli estratti del libro, ci sono le foto dei luoghi che voi trovate all'interno del libro, c'è la foto che ha ispirato la casa di Eraldo, le foto della libreria di Diana. Famosa. Se voi diciamo, leggete il libro, è un po' come fare due passi nelle mie zone e queste foto le Ecco. trovate sul profilo di Facebook e sul profilo di Instagram come Pamela Dania. Benissimo, quindi acquistate, leggete Diana del Lago, Pamela Dalia, Ecos Edizioni, perché ne vale la pena, veramente un bel libro, un bel fan. Per gli amanti, cioè, per il fantasy, se amate il fantasy, non potete non leggerlo. E contattate Pamela Dalia perché sarà contentissima di ricevere i vostri feedback. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine della nostra chiacchierata. Per me è stata una chiacchierata piacevolissima. Prima, grazie Pamela, prima di passare ai saluti finali, inforco gli occhiali perché se no non ci vedo. Vi do gli appuntamenti alla prossima settimana con l'autore domiciliare. Perché martedì 17 maggio alle ore 18 sarà con noi Maria Antonella D'Agostino, una poetessa, e poi avremo mercoledì 18 maggio alle ore 18 Antonio Benvenuti, un bravissimo scrittore, un altro autore di Ecos Edizioni. A questi punti, saluti finali. Quindi io saluto, ringrazio tutti coloro che hanno seguito la diretta, ringrazio tutti coloro che hanno mandato i saluti, e sono stati tanti. Grazie a tutti, ringrazio anticipatamente tutti coloro che seguiranno l'intervista in differita. Ma chi saluto e ringrazio più di tutti, ci mancherebbe la mia graditissima ospite, la scrittrice Pamela Dalia. Quindi grazie Pamela per essere stata qui con Grazie a te. me. Bene, spero che tu abbia gradito questa chiacchierata. Eri un po' tesa, ma poi ti sei sciolta e te la sei cavata alla grande. Alla grande.
Quindi un grosso bacio da Genova a tutti, noi ci vediamo la settimana prossima. Pamela ovviamente ha già il buono per tornare ad autore domiciliare con il seguito del suo romanzo. E Pamela, dove mandi tu i saluti? Da un bellissimo posto. Saluti Dove? dal Baltico, dal lago di Iseo, che è lo sfondo del mio libro. Bellissimo, quindi un saluto a Ringrazio tutti. tutti. Bene, un saluto dal lago di Iseo, che è un posto veramente meraviglioso. Un bacio a tutti, un bacio Pamela, alla prossima. Arrivederci, ciao.